nostro incontro per la presentazione del libro The Vatican Find, la diplomazia della Chiesa, documenti e segreti del professor Matteo Luigi Napolitano, edito da San Paolo. Una manifestazione, quella di oggi, promossa dall'Associazione Lanciano Europa, presieduta da Francesco Piccirilli, che salutiamo, patrocinata dall'Agenzia per la promozione culturale Regione Abruzzo, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Frentana, presieduta da Enrico D'Amico, che salutiamo per la presenza. In questa serata che trascorreremo insieme, oltre alle riflessioni illustrative dell'autore, ci saranno importanti contributi apportati da Sua Eccellenza Monsignor Antonio Di Lorenzo, Vicario Generale, Arcidiocesi Lanciano Ortona, che ringraziamo sentitamente per questa presenza, e del Presidente di Scuola di Regione Luciano D'Alfonso, che noi tutti qui presenti, ma non solo, conosciamo per la sua attività politica, la sua premura nei confronti delle problematiche che interessano le nostre comunità. Grazie per la presenza. Prima di iniziare è opportuno quanto mai illustrare l'importante ruolo che svolge sul nostro territorio l'Associazione Lanciano Europa, nata per favorire la partecipazione dei cittadini alla crescita sociale, culturale e politica della città di Lanciano e del suo comprensorio, per studiare i temi fondamentali della solidarietà, approfondire, dibattere e diffondere la cultura del territorio, stimolare e promuovere politiche rivolte ai giovani al fine di renderli artefici e protagonisti della propria storia, educandoli a divenire attenti interlocutori. Questo è un obiettivo molto importante che mi fa onore, cittadini dunque responsabili che cooperano al fianco delle istituzioni e non contro le istituzioni. Il consiglio direttivo è composto, come detto, da Francesco Piccirilli, che è il presidente, Patrizia Bomba, vicepresidente, Fabrizio Almonte, tesoriere, Emanuela Di Menno Di Bucchianico, Enrico D'Amico, Giulia Napolitano, Antonio Litterio, Roberto Assenti, Marco Barrella, Pier Giorgio Fedele, Alessandro Di Buona, Nicola Caldora e Mario Massimo. Ringraziamo tutti i presenti. Il presidente della provincia di Giuseppe Antonio ha mandato un suo saluto che poi leggeremo al termine dei saluti, che sono poi quelli relativi ai presenti. Pino Valente in rappresentanza del comune di Lanciano, Pino Valente vice sindaco, assessore alla cultura del comune di Lanciano, Camillo D'Alessandro, capogruppo del PD in consiglio regionale, Carmine Paolini, presidente dei Cattolici Democratici della provincia di Chieti, Marco Di Domenico, consigliere comunale di Lanciano, Fabrizio Damario, che lo vedo tra voi, assessore al comune di Fossacesia, assessore alle politiche sociali. E dicevamo che la lettera del Presidente della Provincia, che è importante leggere anche per il suo significato, è una lettera che mi è stata girata dal Presidente Francesco Piccirilli, e apre così: caro Francesco, ti ringrazio dell'invito che mi hai riservato per la presentazione del libro dal titolo The Vatican Find, la diplomazia della Chiesa, documenti e segreti, presso la sala convegni. Mi congratulo con te per questo importante appuntamento culturale che hai voluto organizzare a beneficio del nostro territorio. Ti chiedo scusa, ma non riuscirò ad intervenire come avrei vivamente desiderato. Ti prego di voler estendere le mie scuse anche all'autore, il professor Napolitano, a Sua Eccellenza Monsignor Di Lorenzo, all'amico Luciano D'Alfonso e a tutti i presenti. E questo era un documento che era necessario leggere per una completezza generale sotto il profilo soprattutto istituzionale. È il momento di entrare nel merito del nostro incontro. Matteo Luigi Napolitano è professore associato di storia delle relazioni internazionali presso l'Università degli Studi di Roma Guglielmo Marconi, si occupa di diplomazia vaticana, guerra fredda e di relazioni euro-atlantiche, redattore della rivista La Civiltà Cattolica, per le recensioni di carattere storico e delegato del Pontificio Comitato di Scienze Storiche presso l'International Committee for History of the Second World War. Proficua la sua attività divulgativa, numerosi e prestigiosi, infatti sono i suoi saggi pubblicati fino ad oggi, saggi che poi troverete richiamati all'interno della pubblicazione nella sua quarta di copertina. In The Vatican File, l'autore, un assunto prima di passare la parola a Monsignor D'Antonio, l'autore richiama l'attenzione di alcuni, su alcuni temi controversi, i patti lateranensi e l'opposizione di Pio XI ai totalitarismi,
l'operato del nunzio orsenico nella Germania di Hitler, il caso di Giovanni Frignani, le prove di disgelo di Giovanni XXIII, Montini e il comunismo, Giovanni Paolo II e la Polonia, un volume di grande interesse che unisce la chiarezza dell'esposizione alla completezza dell'informazione basata spesso su fonti inedite. Il lavoro su questi argomenti è importante soprattutto quando le fonti poi sono attendibili, come in questo caso sono esclusive, e quindi una ricostruzione documentale dei fatti principali. Questo libro è stato definito dallo stesso autore un self-made book, un libro dunque che si è fatto da sé, una traduzione letterale. L'autore ha sottolineato lo sforzo profuso insieme ai suoi più stretti collaboratori per essere il più obiettivi possibili nella stesura del lavoro. Un volume, si legge, che non è in difesa del Vaticano, questi sono punti importanti, ma in difesa di un metodo storico che per quanto possibile metta la sordina alle convinzioni personali del suo autore, che poi ovviamente ci spiegherà anche direttamente. Con questo breve incipit complessivo passo la parola a Monsignor Antonio Di Lorenzo, vicario generale arcidiocesi Lanciano Ortona. Grazie. E vi ringrazio dell'invito, delle parole. Sono soltanto Don Antonio Di Lorenzo, né eccellenza, ma parroco soprattutto, sì, il titolo è secondario. Ma ho gradito molto l'invito che mi ha fatto Francesco dall'inizio, e soprattutto anche la stima che ho di lui, cioè dell'associazione che presiede. E le battute iniziali che ho avuto con il professore Napolitano sono ci ha messo in sintonia. Mi pare che abbiamo moltissimi aspetti, io dico in comune, se non altro, perlomeno scrive le recensioni su Civiltà Cattolica, conosce soprattutto gli storici di questo tempo più accreditati. È un autore comune e sale, a cui farò riferimento io nella mia breve esposizione, perché il tempo è quello che è, ma poi soprattutto anche per l'interesse che ha per queste tematiche. Io ringrazio anche le parole che hai detto durante l'esposizione, perché finalmente, quando c'è un interesse di natura culturale, un approfondimento, c'è anche una crescita. E soprattutto anche, vedete, nessuno di noi ha la completezza della verità, è in continua ricerca. E soprattutto anche quando c'è un interesse di approfondimento, c'è una crescita culturale. Io che vivo da Lanciano, a Lanciano ormai da 30 anni, sono diventato lancianese di adozione. Sì, lo dico volentieri perché vivo la realtà quotidiana, parroco, ho insegnato storia, 35 anni, nei licei. Qualcosa capisco anche, soprattutto dell'importanza. Noi abbiamo perduto un po' la dimensione della storia. Non è che devo richiamarmi a Foscolo per dire io vi esorto alle storie, ma è opportuno che, come premessa, io dico per poter capire bene il presente, che è caotico quello che viviamo sotto molti punti di vista, è opportuno anche che ritorniamo a riscoprire bene con fonti il passato, ovviamente per poi proiettarsi nel futuro, perché stiamo qui a contemplare il passato come archeologia, invece che un documento che ci fa capire il presente per proiettarsi nel futuro. Bastava soltanto un Papa, Francesco, pochi gesti, poche battute, poche parole, un buonasera, scarpe che aveva, che hanno inquadrato ovviamente i giornalisti, poi sono incredibili nel saper cogliere attraverso un'immagine tutto un discorso. E poi soprattutto quel sorriso, quella parola così calda, così suadente e nello stesso tempo anche così convincente, ci dice che la Chiesa cammina da 2000 anni. Ci dice che i papi sono grandi nel tempo in cui vivono. Io non posso fare i paragoni di Pio II, Giovanni XXIII, Paolo VI, si sono succeduti così. Devo dire, perché questa sera il cuore del tema è proprio Pio II, in un periodo di storia europea importantissimo. E naturalmente la sua figura è stata non vista bene, manovrata, manipolata. Si è parlato perfino della leggenda nera di Pio II. Stasera, se per caso qualche cosa potesse cambiare in noi attraverso, io ho letto moltissimo, una settimana intera,
l'ho avuto gli ultimi 5 giorni. Ti devo ringraziare perché ho appreso tante cose, ma soprattutto la puntigliosa, dettagliata e precisa ricerca. Abbiamo bisogno di queste persone che non fanno i giornalisti di occasione, no? Fanno gli storici, coloro che il documento lo fanno parlare, lo fanno vivere e nello stesso tempo lo riattualizzano. Come battuta iniziale, era questa qui anche per metterci in sintonia con chi parla, ho visto anche, l'avevo visto quando era sindaco, partecipare all'iniziativa proprio nel comune di Pescara. Rivederlo dopo tanto tempo fa piacere. Grazie. Nell'archivio della nostra diocesi c'è scritto così: quod non est in actus, non est in mundo. Ovviamente devo fare un elogio all'arcivescovo D'Antonio, lancianese puro sangue, che aveva il pallino della ricerca, del documento. Se uno vedesse la biblioteca, il museo e l'archivio dell'arcidiocesi di Lanciano, dovrebbe rimanere ad occhi spalancati, aperti e dire: ah, ma queste cose le fanno seriamente. Quod non est in actis, non est in mundo il documento. Ecco poche battute iniziali. Allora mi rifaccio anche della presentazione che ha fatto il professor Napolitano all'inizio del libro. E dico questo, però. Prima di tutto ci tiene a sottolineare che la sua opera, la ricerca, tanti capitoli, non sono in difesa del Vaticano, ma di un metodo storico che mette in sordina le convinzioni personali del suo autore. Fa parlare il documento, fa parlare i documenti, questo è il vero storico. Ovviamente, naturalmente ci rifacciamo a qualche richiamo del passato, sine ira ad studio, e lo ripete anche durante l'esposizione di alcune tematiche del suo libro. I documenti, allora, dice, non sono asserviti ai desideri di chi li compulsa. Allora il metodo scientifico dello storico è quello di una scienza umana, non di una scienza esatta, scienza umana. Tant'è vero che filosofia e storia si chiamano proprio così, perché possono avere non il metro della scientificità alta, 2 più 2 fa 4, non fa 3,5, ma anche della possibilità di saper interpretare il documento nella maniera più giusta. Allora, dice lui, bisogna sgombrare, far parlare i documenti conosciuti e molte volte in mano approfonditi. Sgombrare il campo da un malinteso, lo storico cattolico. Lui è uno storico che ci tiene a dirlo, ci tiene che fare recensioni, a scrivere. Io sono da 40 anni in la Civiltà Cattolica, ho letto anche le sue recensioni su libri di storia, ho letto anche la recensione che lo storico della Civiltà Cattolica fa del libro nella metà del 2012, e ho notato, mi riferirò anche ad alcuni piccoli sussiegosi e anche chiari complimenti che Sala fa del professor Napolitano. Quindi sgombrare il campo da questo malinteso. Lo storico cattolico non può essere uno storico, si dice, è solo un apologeta, deve difendere una causa, una fede. No, signori miei, è uno storico, non è un minus sapiens, fa parlare i documenti, e i documenti non sono soltanto di natura politica, bellica, diplomatica, sono documenti da leggere, studiare ed approfondire. Il libro quindi anche e soprattutto attraverso uno studio serio e l'uso che ne fa del documento, questo libro veramente è una prova evidente. È un libro tematico, ogni capitolo è autonomo, con la massima documentazione utile a chiarire i problemi. Dice Sala di ogni capitolo, sono capitoli di freschezza storiografica. Mi interessa questa tabella dell'ultimo capitolo, insomma, sono di una freschezza e di un'attualità anche che ci coinvolge pure in prima persona. Affronta allora con equilibrio ed attenzione temi scottanti, e il tema scottante, la Shoah, il tema scottante, l'intervento della Chiesa, la figura di Pio XII in tanti capitoli, le diplomazie, ognuno tentato di portare al proprio, vorrei dire, al proprio campo anche la Chiesa.
e invece con quanta certezza ogni capitolo mette in risalto la figura del Papa Eugenio Paceli di Pio XII. Poi con chiarezza espositiva anche per i non addetti ai lavori. È faticoso, perché i testi di storia sono un po' faticosi a leggerli, ma vedete, quando si inizia la storia, specialmente con il piglio giornalistico che ha il professor Napolitano, sicuramente si arriva al punto anche di continuare, perché sembra che un capitolo, una pagina prepara l'altra pagina. È innovativo, e quindi soprattutto perché, devo dire anche questo, tocca a temi scottanti con chiarezza espositiva, perché la tensione narrativa è palpabile e l'autore riesce appieno a far comprendere l'altissima considerazione del piccolo Stato Vaticano, del piccolo, qualcuno lo considera così anche, capo della Chiesa. La parola capo dà fastidio, io dico del pastore della Chiesa. Sentire questo Papa Giovanni apreste le porte della Chiesa, Papa Giovanni XX, rivedere il suo volto, i suoi atteggiamenti, il Papa Francesco che non dice Papa, non ha detto mai, dice invece Vescovo di Roma. Guardate che è molto importante dal punto di vista storico, sappiamo quanto è da sottolineare questo aspetto, e l'ho fatto con una, vorrei dire, chiarezza, con una bontà, quasi quasi che si è messo in sintonia attraverso il miracolo della televisione, dei network, si è messo in sintonia anche col non credente, aver scelto questo nome. Certo, non è soltanto, vorrei dire, il piccolo statenello del Vaticano, ma chi rappresenta, chi parla, e ovviamente dietro di lui c'è il Vangelo, c'è la figura di Cristo. Nessuna istituzione umana sarebbe capace di resistere, le battaglie 10 secoli fa, il nono secolo, per chi conosce la storia, fu chiamato il secolo della pornocrazia vaticana. Drammatico, le cose che abbiamo oggi sono poche rispetto al passato, eppure si dice che la calizza passa, ma i viandanti arrivano alla meta. È il tema un po' della Chiesa. Io devo dire anche, c'è qualche cosa, è tutto umano, ma c'è l'umano che è guidato dal divino. Se mancasse la figura di Cristo, anche il Papa sarebbe una figura bianca ma sbiadita, ma per quello che dice e per quello che fa diventa non sbiadita ma una figura bianca e convincente. Ecco, innovativo il capitolo anche, direi, dedicato a Wikileaks sul Vaticano, informa su ciò che i documenti hanno svelato e che i media spesso hanno taciuto. Svela il prestigio sempre goduto dalla Santa Sede non solo nel campo della tutela dei diritti umani, ma anche in quello della difesa dell'ambiente. Pensiamo anche a questo Papa, torna sulla parola ambiente, non perché ha scelto il nome di Francesco, non perché ci tiene soltanto ad essere un ecologo di professione, ma no, parla soprattutto del creato, della difesa, soprattutto anche della custodia del creato. Sono parole che quando ritorno fanno tanto piacere. Ecco, e poi anche dell'incoraggiamento all'economia sostenibile. Ci sono questi piccoli cenni, ecco. Poi definiscono quest'ultimo capitolo che ha visto come protagonista questa bella figura, io lo dico, non c'è più, Benedetto XVI. L'incontro forse che c'è stato tra i due questa mattina ha rimesso bene in risalto, io dico, la continuità, non era mai accaduto. È tutto vero che la storia dice da Celestino Quinto ed altro, ben sarebbe fermarci su aspetti secondari, ma non è mai accaduto. Nel 2013 un Papa dicesse faccio un passo indietro, un Papa dicesse non ce la faccio più. Non perché, per quello che è stato detto, non ce la faccio perché sono anziano, sono lucido, ma sono carico di anni. Non è facile farlo. È stato definito il Papa verde per la custodia dell'ambiente, non soltanto il Papa teologo, filosofo, che ha tentato in tutti i modi di far capire i rapporti tra ragione e fede, e ha affrontato Berlino, Parigi, io parlo Robinsburg, l'ha affrontato in quella maniera, io dico la continuità del Papa, insomma,
una maniera così solenne che va nell'Eclipse, l'ultimo capitolo, che il Presidente viene risolto. C'è nell'autore questa piena consapevolezza che le fughe dei documenti di per sé non consentono giudizi storiografici, ma in modo particolare giudizi completi, senza il concorso di altre fonti. Rimangono così. Poi costante l'attenzione alle fonti, messe a confronto tra di loro, senza se e senza ma. E poi ecco la parola che la ripeto, di Sale, definisce questo testo un manuale autorevole di storia diplomatica della Santa Sede, per comprendere le dinamiche del tempo attuale. E di questo ringrazio. Soltanto qualche battuta, perché già il tempo se ne sta andando. Io non vorrei né annoiarvi e né togliere spazio agli altri. Però mi devo fermare sul protagonista del libro, è la figura di Pio XII. Vi posso dire che si è creata una leggenda nera, così è intitolato un lungo articolo su Civiltà Cattolica, sempre dello storico Sala, Leggenda Nera. Naturalmente l'autore lo mette bene in risalto, specialmente quando tocca, ne parlo soltanto di qualche anno fa, i due giornali, se lo cita, o per uno, cita in modo particolare lo scoop della Stampa, del Corriere della Sera, e lui che ci viene in modo particolare recuperando tutti i documenti a vedere come quello scoop era falsa, come si può parlare, come facilmente si può infangare senza tener conto delle fonti, dei documenti. Certo, non è nato da una certa pubblicistica la leggenda nera su Pio XII, antipacelliana, così si dice, in un ambiente ebraico, in risposta, che ci viene a sottolineare tutto il libro, ai silenzi di Pio XII, che non sono stati silenzi, ma sono stati allocuzioni, documenti, ricercati e rivissuti con paziente e certosina attenzione da parte del professor Napolitano nei confronti della Shoah. Ma sono una, purtroppo dobbiamo dircelo senza vergognarci, e io mi sono mai vergognato a dirlo, un po' in ambito di sinistra, in ambito comunista del passato. Vi parla uno che ha insegnato storia, ha trovato negli colleghi di marca, di scelta ampliati a comunista, molto rispetto. Se dovessi dire, ho trovato più rispetto nei colleghi che erano di altra scelta, di altra fede, che qualche volta anche negli stessi colleghi che erano un po' cattolici. Lo devo dire per soprattutto esattezza. Però sulla leggenda del Pio XII è stato più l'ambito del comunista. Il Papa era considerato come il maggior alleato in Europa degli americani e la Chiesa, come al solito, la maggior nemica della causa comunista. La storia cammina, è inutile che metta a ripetere l'89, su, infatti ce lo parlano con molta chiarezza. Io vi posso dire che dovevo vedere con i miei occhi la caduta del reale di un regime, no. Con i miei occhi, che ho difeso nel passato, mai scontrandomi, dialogando tra una, io dico, il messaggio cristiano e un'ideologia. Le ideologie passano, muoiono, il messaggio cristiano non muore. Allora, un Papa, io non vedo soltanto il capo di uno Stato eterno, io non vedo soltanto che deve difendere una politica che può essere americana o antiamericana, i due blocchi sinistra e destra, non mi interessa. Mi interessa soprattutto vedere le allocuzioni del 43 e quelle del 44, quando faceva il compleanno su Sant'Eugenio, si chiamava Eugenio Pacelli, ha fatto un'allocuzione, ce l'ho qui intera, stupenda. Chi le legge, chi le sa, che cosa ha detto, cosa ha chiarito. Adesso sono importantissime sottolineare questo. Oggi, certo, dopo la caduta del muro di Berlino, il crollo del sistema, si è portati a valutare con una certa indulgenza gli eventi di quel recente passato. Ma c'è stato un documento, ma che poi era niente di meno un commediografo, uno scrittore, Ockrut, che con il famoso dramma intitolato Il Vicario, rappresentato a Parigi nel 63,
divulgò l'accusa di un Papa silente ed indifferente nei confronti della sorte degli ebrei per paura del comunismo ateo e rivoluzionario. Certo, il Vaticano e la guerra fredda, poi l'attacco che c'è stato, soprattutto nei riguardi della figura del X secondo, certo uno storico di cui parlavamo qualche fa, un momento fa, Padre Bre, il X secondo della guerra mondiale, è uno dei testi per me cardine per comprendere nella maniera migliore questo periodo. Poi altri riferimenti li metto da parte. In Italia c'è stato soprattutto anche una sinistra radicale che strumentalizzò per fini politici la leggenda nera di Pio X secondo, amico di Hitler e dei totalitarismi. Addirittura fu usato, tale leggenda fu utilizzata perfino in tempo di elezioni, alcuni dirigenti, naturalmente con scandalo di voti, presi dalla foga oratoria, dicevano che le bianche mani del Papa sono macchiate di sangue innocente. E in Germania, naturalmente, tutti i documenti, quindi devo correre, vanno verso la fine, ovviamente, perché mi premeva sottolineare questi aspetti, ma soprattutto ridire che l'apertura degli archivi vaticani ha contribuito a fare chiarezza su tutta questa materia, ed ogni capitolo lo mette bene in risalto, dicevo un momento fa, con puntigliosa esattezza, addirittura anche sui termini. C'era un annuncio apostolico di cui c'è un capitolo ben detto, quando mandava gli dispacci da Berlino, era il successore del nunzio apostolico Eugenio Pacelli a Berlino. Quando faceva i dispacci faceva un po' di poesia e invece veniva corretto, cerca di scrivere cose, lascia stare la poesia e lo mette bene in risalto alcuni aspetti. Naturalmente l'apertura degli archivi vaticani ha contribuito a fare chiarezza su questa materia e rendere giustizia a questo Papa che è stato nel difficile clima della guerra un sapiente operatore di pace e anche un profondo maestro di umanità. Io vorrei chiudere anche, devo purtroppo eliminare quanto avevo scritto perché il mio tempo è finito, con una sola battuta, la prima: ogni Papa è grande nel tempo in cui vive, è difficile poterlo capire. E noi facilmente facciamo subito i paragoni. Mi piace più Papa Francesco, Benedetto XVI, subito lo mettiamo già in cantina? No. Credete, ve lo dico con la sensazione e la fede di chi non ha dedicato un momento della sua vita a questa causa, tutta la vita. Non prete di professione, oppure un funzionario della Chiesa, no. Uno che ha creduto a queste cose, che si è battuto ogni giorno, specialmente non solo con chi crede, con chi non crede, con chi la pensa in un modo differente da me, e lo devo rispettare, perché sono sicuro che il dialogo insieme al documento possono aprire strade stupende, non soltanto per la comprensione dell'oggi, ma soprattutto anche per aprire nuovi sentieri per il domani. E chiudo con la battuta di Cristo: non abbiate paura, la verità vi farà liberi, invece la menzogna vi renderà sempre schiavi, il tornaconto sempre schiavi, la verità vi farà liberi. Io tra le tante cose che ho preso, e lo ringrazio alla fine di questo mio intervento dal professor Napolitano, vi ringrazio per soprattutto la certezza, il coraggio di dire queste cose, specialmente attraverso il documento. Ha fatto parlare i documenti. Grazie per il suo lavoro. Ringraziamo Don Antonio Di Lorenzo. Passo la parola al presidente Scuola di Regione, Luciano D'Alfonso. Tanto i complimenti, perché l'iniziativa è di valore, quasi mette in difficoltà, perché
è un'iniziativa che esige puntualità, come puntuale è stato il contenuto del libro che noi proviamo a sottoporre alla luce dei nostri contributi. Mi complimento con l'associazione perché è un elemento di ricchezza di questa città. Io continuo a pensare che quando in una città si aprono librerie, si attivano associazioni culturali, lì si testimonia la civiltà di una città. Una volta erano i chilometri di asfalto o anche i punti luce, adesso è bene che cominci a fare storia e successo per le città, anche le occasioni per stimolare il senso critico, la lettura approfondita. Quindi davvero complimenti a questa associazione Lanciano Europa. E una grande stretta di mano di felicitazione all'autore di questo testo, del quale proverò a dire qualcosa. Un docente universitario che ho potuto leggere viene da una buona scuola, che è quella di Pastorelli, che io ho avuto modo di conoscere perché ci sono stati allievi anche a Teramo, alla Facoltà di Scienze Politiche di Teramo. Certo. Diciamo degli iscritti alla fellowship di Pastorelli. Io ho studiato su un testo, su un manuale di Pastorelli, la storia delle relazioni internazionali. E mi pare che sia un contributo, quello che ci viene sottoposto, massimamente opportuno e contemporaneo, per scattare almeno due fotografie, delle quali io provo ad occuparmi con la limitatezza, diciamo, della mia attrezzatura. Io ci vedo tre elementi da raccogliere. Il primo elemento è un elemento di metodo che ci deve invitare a fare sempre così. Il metodo dello storico che difende la dignità del proprio lavoro ma anche la dignità della propria formazione. Mi trovo convinto nel condividere quello che scrive il professore Napolitano, ma che richiama anche il Monsignore, il Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Di Lorenzo, quando afferma: togliamo di mezzo la vulgata secondo la quale la storia la fa soltanto la sinistra storiografica. Esiste una posizione storiografica e storicistica, anche contemporaneistica, che può venire da chi ha formazione cattolico-democratica. Io vi ricordo un minimalismo su questo piano anche nei confronti dei contributi di Gabriele De Rosa, per esempio. O per altro verso anche una lettura un po' liofilizzante che si faceva nei confronti di Renzo De Felice per quanto riguardava quel tipo di lettura storico-contemporaneista. Il secondo insegnamento che io rilevo da questo sforzo intellettuale ed editoriale fa riferimento al contenuto. Diciamo che al di là adesso della forza anche comunicativa di Papa Francesco, potremmo quasi azzardare che non è di moda scrivere un testo storiografico di questo tipo. È come se non incrociasse il montante della moda. Invece, come proveremo a dire, come proverò a dire, è sommamente opportuno per riuscire a intelligere la realtà, cercare di entrare dentro le pagine di questo testo, perché ci viene fuori con evidenza di cosa si è trattato almeno un ventennio, che ci fa capire la verità di questo tempo che stiamo vivendo. E su questo mi permetto di lanciare delle provocazioni, le lancio intanto a me stesso e poi spero che lo raccolga qualcuno anche della platea e magari anche con atteggiamento polemico nei miei confronti. Mi piace per esempio quello che si facilita qui come ricostruzione storica a proposito di che cosa è stato Camp David nei rapporti Stati Uniti-Diplomazia Vaticana come metodo per il superamento delle questioni, allora, del Medio Oriente e del mondo. Per il Vaticano è sempre stato quello lo strumento per cercare di configurare una soluzione alla questione arabo-palestinese, arabo-israeliana. Fare in modo che si stabilisse che la soluzione si chiama e si chiamava un territorio per due popoli. E mai si è indietreggiato rispetto a questo, e questo viene svelato anche dalla lettura di documenti riservati. Noi abbiamo colto come il lavoro dello storico è un lavoro puntuale sulle fonti e delle fonti. È interessante avere la conferma che anche il di dietro dei documenti confermi questo. È interessante.
E raccolgo l'invito del professore quando dice: attenti però che il bombardamento che può offrire la rete sul piano della documentazione storica e storiografica ha bisogno di scaffali culturali per decriptare, altrimenti veniamo bombardati e diventiamo passivi, incudine passiva. C'è bisogno quindi di avere gli scaffali per cercare di decriptare, decodificare e comprendere. Così come mi convince molto, perché assomiglia, diciamo, alla casualità con la quale anche in queste settimane si cerca di leggere fatti complessi, io provo a dire che anche le questioni complesse vanno analizzate e bisogna tentare di capirle per fronteggiarle. In queste settimane c'è un atteggiamento molto goffo in base al quale, per il quale si cerca di ridimensionare o di liofilizzare i fatti complessi, non avendo gli occhiali, gli arnesi per comprendere i fatti complessi. Si racconta, in ordine ad un incontro non solo culinario, nel 1963, tra il 7 e l'8 maggio, mi pare che sia stato il 7 di maggio, quando si incontrano tre amici degli Stati Uniti d'America a Roma, in via Veneto, presso la sede dell'ambasciata americana, potremmo dire anche presso il salotto prima e la sala da pranzo dell'ambasciata americana, tre figure eminenti della pubblica opinione politica e istituzionale italiana, un editorialista della Stampa, il grande Ettore Bernabei, direttore generale della RAI, e un'altra figura importante, uno stretto collaboratore del capo del governo italiano, che allora era Fanfani. Fanfani, diciamo, era l'elemento che accomunava sia il direttore generale della RAI che lo stretto collaboratore del gabinetto di Palazzo Chigi. E poi c'era, mi pare che fosse Garresio, l'editorialista noto della Stampa. Entrambi vanno a lamentarsi con il capo della diplomazia americana a Roma, cioè il capo dell'ambasciata, per il fatto che la pace minterris assomigliava più alla falce minterris che alla pace minterris. E si criticava anche l'accoglienza riservata al genero di Khrushchev da parte del Papa. E questo lo si metteva in collegamento con l'esplosione dei voti a sinistra nell'ultimo appuntamento elettorale italiano, prima del 63, e si temeva che potesse riaccadere in prossimità di altri appuntamenti. È bello osservare come il giorno dopo parte un dispaccio al Dipartimento degli Affari Esteri americano, mi pare che sia il Dipartimento di Stato dell'amministrazione americana, e con questo dispaccio si rilevi il disappunto dell'ambasciatore italiano in ordine alla ricostruzione fatta da questi tre speciali governativi italiani. Cioè c'era completamente una cantonata da spiegare e di svelare. Non c'entrava nulla nell'una nell'altra delle questioni per l'esplosione di simpatia e di consenso della pubblica opinione italiana. Questa specie di moda che ogni tanto emerge in Italia di dar la colpa sempre a qualche altro, per esempio rispetto alla caduta del consenso. E poi questa volontà di cercare, diciamo, sempre altrove la causa di ciò che accade, omettendo di leggere semplicemente la realtà. Una volta insegnavano, non solo all'università ma anche a scuola, che essere laici non significa colorare ideologicamente i propri occhiali, ma distinguere dalla os, che è la quantità di popolo che si allocava in maniera differenziata rispetto al tempio. Quindi laicizzare significa fare una lettura di merito differenziata. Molte volte è scappata l'occasione in Italia anche alla classe dirigente istituzionale di entrare nel merito. Questo libro io lo vorrei osannare per lo stimolo che induce, che conduce ad entrare nel merito per comprendere i fatti. È straordinario, per esempio, quello che emerge in ordine a quell'altra grande questione che è ancora aperta in Italia, in Europa e nel mondo: ma la Turchia fa parte o no dell'Europa? Io personalmente sono convinto che debba entrare la Turchia in Europa, e si fa una distinta di ricostruzioni tra l'opinione del sottosegretario delegato ai rapporti con gli stati della segreteria di Stato del Vaticano, mi pare che si chiamasse Pietro Parolin, Monsignore Pietro Parolin. Poi si fa una distinta dell'opinione dell'allora cardinale Ratzinger, che sembrava più timido
nell'organizzare il consenso rispetto all'ingresso della Turchia in Europa, però si evidenzia come il sottosegretario delegato competente titolare della cattedra evochi il rispetto dei parametri di Copenaghen affinché la Turchia potesse entrare in Europa. E questo testimonia come sia una cosa seria la diplomazia vaticana nel merito delle questioni. Tenete conto che arriva dopo il criterio dei parametri di Maastricht per quanto riguarda la sanezza finanziaria, cioè quella di stare a regole del gioco molto chiare che chiamano in causa i diritti della persona, la dignità della persona, il rispetto ai diritti umani. Mi fa molto piacere fare un'ultima annotazione, poi faccio una considerazione di carattere complessivo. Vedete, la diplomazia vaticana non va compresa con i normali assi cartesiani della diplomazia di uno Stato tradizionale, nazionale per il come noi lo abbiamo conosciuto, stabilitosi ed evolutosi. La diplomazia vaticana è atemporale. Lei, professore, usa proprio questa espressione, metatemporale, ma scavalca le normali coordinate di spazio-tempo. E perché può permettersi di scavalcare le normali coordinate di spazio-tempo? Perché è il veicolo di un messaggio che scavalca le normali condizioni di spazio-tempo, che è il messaggio cristiano, che è il messaggio che postula al centro la dignità della persona. Ed è in ragione di questo che noi abbiamo avuto la più grande trasformazione del mondo sul piano di quella che si chiamerebbe nell'analisi scientifica la civilizzazione. Se l'ex impero, area sovietica, è caduto, è caduta l'area, è caduto l'impero sovietico, non è per una confrontazione di tipo classico, tradizionale, tra stati tradizionali, ma per il lavorio che ha fatto quel messaggio valoriale che ha portato avanti la diplomazia vaticana, veicolo del messaggio evangelico e cristiano. È lì che sono esplose tutte le contraddizioni e si ricostruisce molto bene in ordine anche alla centralità di Giovanni Paolo II, che secondo me, mi consenta Monsignore, mi faccia fare il fanciullo. I fanciulli, quando hanno visto i film in televisione, soprattutto quelli tra cowboy indiani, hanno sempre voluto dire chi è il più capace, chi è il più bravo. Io continuo a pensare che l'opera di Giovanni Paolo II sia stata un'opera davvero atemporale e metastorica. Lui ha determinato l'esplosione di tutte le contraddizioni del tempo che ha vissuto, e se oggi noi abbiamo un'Europa che si può allargare in ogni direzione è grazie al lavoro di questo grande campione della storia metastorica. Io ringrazio molto il professore Napolitano, che ci consente di capire anche questa stagione nuova che stiamo vivendo, che è quella che verrà denominata come la stagione di Papa Francesco, che riscopre valori tipo la tenerezza, valori anche afferenti il cosiddetto custodire, bellissimo quell'invito che rivolge lui, credo nel secondo messaggio alla comunità mondiale, quando afferma che dovere all'interno della famiglia, del marito verso la moglie, della moglie verso il marito, è la custodia reciproca, il custodirsi reciproco, è formidabile, ma in termine più completo ed esaustivo, o anche quella concezione del potere che evoca e passa la mano al servizio, e non si comprende nessuna discontinuità tra servizio e potere, tra potere e servizio, in una stagione nella quale anche la dimensione della politica si pone la domanda come rilegittimare il potere. Il potere rilegittimato non è il potere o che demolisce o che distrugge o che stravince sull'altro o che vince sull'altro, ma è il potere capace di configurare un servizio. Su questo ci sarebbe molto da dire, ma credo che prenderemo una dorsale tematica che fuoriesce poi dal testo. Complimenti al professore, complimenti a Lanciano, che testimonia una capacità di protagonismo che non è di tutte le realtà d'Abruzzo. Questa città si configura come un presepe accogliente anche per questo livello di dibattimento culturale. Io sono un appassionato di Santa Caterina da Siena, che ci aiuta a capire come le città sono fatte di sicuro da tutte le opere materiali che si vedono, ma le città sono anche anima,
sguardo al futuro e l'anima, lo sguardo al futuro, hanno bisogno di questo livello di coinvolgimento. C'è bisogno di porsi la domanda ultima, di che si tratta, a che serve, che stiamo facendo, che è poi la domanda che anima anche l'etica cristiana, di che si tratta quello di cui ci stiamo occupando. Questo libro ci sfida, ci stimola, ci convoca, è un libro che pretende, ed è bene che noi ci facciamo anche riguardare da questo livello di sfida culturale. Complimenti all'associazione e al professore. Ringraziamo Luciano D'Alfonso, salutiamo il signor di Lanciano, Mario Pupillo, che era arrivato anche prima, lo salutiamo adesso. Passo la parola al professor Matteo Luigi Napolitano. Grazie, così tanto bene. Sì, va bene, sì, parlo meglio. Bene, non aspettavo subito questo passaggio immediato, ma naturalmente ringrazio l'associazione Lanciano Europa. Ringrazio per le splendide parole gli amici che stavano con me, e ringrazio tutti voi che avete avuto la bontà e la cortesia di venire a sentire qualcosa di cui magari si sapeva poco. Io vado a braccio, non ho un copione e ho chiesto anzi agli amici di invertire un po' l'ordine dei fattori seduti a questo tavolo, in modo da poter essere l'ultimo a parlare, proprio perché ero molto interessato ad ascoltare. Allora, come nasce questo libro? È stato molto detto, è stato detto bene, nasce da uno storico che si definisce cattolico, povero uomo come tanti che si definisce cattolico, che però si è imbattuto in una difficoltà. Questo libro non era per la San Paolo, questo libro doveva essere pubblicato da un grande editore italiano, un altro grande editore italiano, San Paolo Poeta, ovviamente. Se non che quando il testo, quello che si chiama lo spin di questo libro, cioè il succo, arrivò sul tavolo dell'editore, mi chiamarono e mi dissero: qui si teme, vi cito le parole virgolettate, che questo libro sia apologetico, perché viene da uno storico cattolico. E allora, scherzosamente, io mi riferisco a Massimo Troisi, che in Ricomincio da tre, lui viaggia, no? E quando gli chiedono: sei napoletano? Sì. Allora sei emigrante? No, non sono emigrante. A un certo punto si scoccia di questa domanda e risponde netto: no, ma il napoletano può solo emigrare, non può viaggiare. Mutatis mutandis, lo storico cattolico può essere solo un apologeta, non può essere uno storico. Capì la cosa, feci una risposta piuttosto piccata all'editore, citando tra l'altro anche le mie paternità scientifiche, che l'amico D'Alfonso ha avuto l'amabilità di richiamare, e dissi: ok, va bene, cambio e consegnai il manoscritto alla San Paolo. E The Vatican Files l'ho scelto io come titolo. Ho detto: mi cambieranno il titolo, mi accorceranno il testo, diranno una serie di cose, anche perché, come vi dirò più oltre, in questo libro c'è un capitolo sul negoziato che abbiamo svolto a Gerusalemme su mandato della Santa Sede, prima che il Papa arrivasse, perché c'erano dei problemi diplomatici che occorreva risolvere. E un capitolo io pensavo appunto che non fosse ben accettato, perché se la Santa Sede poi scopre che c'ero detto le cose che non dovevo dire, probabilmente sarebbe stato scomodo anche per un editore cattolico. Invece no, questo libro è stato accettato, non è stata cambiata una virgola, non è stato cambiato nulla, non è stato tagliato alcunché, è stato consegnato alle stampe. Fine della storia. E il che mi ha un po' confermato nel panorama editoriale italiano, su cui non vado a bene soffermare, perché mi interessa di più fare dei rilievi, fare dei commenti, commentare quello che ho ascoltato. Lo storico, secondo me, è colui che lavora per un passato migliore.
cioè colui che fa parlare i documenti, come si diceva, senza asservirli a una tesi precostituita. Lo storico ha delle sue tesi. La scienza storica è una scienza umana, non è una scienza esatta. Potremmo anche dire che alcune scienze esatte sono più umane che esatte, ma questo è un altro discorso che ci porterebbe molto lontano. La scienza storica è una scienza umana. Evidentemente l'autore ha delle pulsioni, dei sentimenti e risentimenti, sente gli eventi con la sua particolare sensibilità. E allora è molto più difficile rispetto a una scienza esatta lasciare da parte queste impulsività e far parlare i documenti senza asservirli alla propria tesi. Io non so se ci sono riuscito, poi il lettore giudicherà se ci sono riuscito, ma il tentativo è stato questo: non essere un apologeta. Anche perché a guardar bene tutta questa storia, si è citata la storiografia laica, ma citerei anche delle correnti, cioè c'è un certo, anche su Pio XII, una specie di cattolicesimo mea culpista in maniera critica, cioè che sente questo problema del rapporto con gli ebrei in maniera critica, perché i cattolici in passato hanno perseguitato gli ebrei, il che è anche vero, però insomma molti passi avanti sono stati. E allora mi sono reso conto che esiste l'apologeta, ma esiste anche l'ipologeta, cioè colui che, partendo da una tesi, la vede sconfessata dai documenti e allora taglia i documenti in maniera opportuna laddove questi documenti contraddicono la sua tesi. Si chiamano serial quotation, cioè citazioni fatte in serie, confezionate apposta con tanti puntini sospensivi per dà ragione all'autore. Quando trovate nei libri di storia troppi puntini sospensivi, cominciate a sospettare dell'autore, me compreso ovviamente. E questo è un metodo, cioè è stato molto difficile per me sfuggire, no? Sia all'apologetica sia all'ipologetica, ma sappiate che esiste anche questo filone di metodo. È stato detto da Monsignor Di Lorenzo che la diplomazia vaticana è particolare. Io mi sono reso conto, anche lavorandoci un po' dentro, che in effetti è così. Trascende lo spazio, è stato benissimo detto anche dall'ultimo relatore, trascende il tempo e trascende la contingenza, cioè l'attimo fuggente. Il presente è cosa diversa dall'attimo fuggente. L'attimo fuggente è quella cosa che si consuma in un nanosecondo, il dispaccio d'agenzia che viene lanciato alle 3 e alle 4 è già vecchio. Alla Chiesa, alla Santa Sede, alla Diplomazia Vaticana non interessa capire questo, ma interessa avere il quadro di riferimento chiaro degli eventi che servono a interpretare il presente, ma che sia più ampio possibile. Quindi occorre molta freddezza nell'interpretare gli eventi. E la diplomazia di uno Stato che non ha territorio, come voi sapete, ma la cui autorità morale è inversamente proporzionale al territorio che ha. Cioè ha una grande autorità morale, non a caso la Santa Sede viene chiamata di continuo a dirimere controversie internazionali. Con il cardinale Thorin di recente, ci trovavamo proprio a Santa Marta di recente a fare una conferenza insieme. Il cardinale Thorin è quello che poi ha dato l'annuncio della Venus Papa, e lui mi contestava una cosa, perché io dissi a un certo punto che la diplomazia vaticana ha creato delle regole di diritto internazionale, cioè quando il Papa Giovanni Paolo II si è affacciato al balcone per condannare i crimini in Jugoslavia, nella ex Jugoslavia, che erano davanti agli occhi di tutti, senza che la comunità internazionale facesse nulla per fermare quei crimini, Papa Giovanni Paolo II ha detto: attenzione, la regola che non dobbiamo immischiarci negli affari degli altri vale fino a un certo punto. Perché quando sono in gioco le vite umane e la dignità della persona, quando è in pericolo la vita umana, la comunità internazionale deve e come impicciarsi. Per ricordare una frase di Proietti, mi sembra il nome del paparese, non è?
dice l'uomo è uomo, e quando è uomo si impiccia, non so se fosse quello un altro autore, però insomma l'uomo è uomo, e quando è uomo si impiccia. Da questo è nato, da questa è nata la regola di diritto internazionale, che è diventata consuetudinaria, attenzione, cioè non è scritta, ma se tutte le nazioni la riconoscono ormai, del dovere di interferenza della comunità internazionale negli affari interni di uno Stato quanto sono in gioco vite umane. Ed è stato Giovanni Paolo II. Torà me la contestava questa cosa, c'è stato un dibattito vivace tra noi su questa cosa. Però secondo me Torano, attenzione, ha guidato la delegazione vaticana alla conferenza di Helsinki, quindi non è una persona. Eravamo in disaccordo su questo, ma io sono rimasto, intanto non persuaso le sue argomentazioni, ma insomma sono rimasto abbastanza convinto che le cose fossero andate così. Il lavoro dello storico è un lavoro molto interessante, anche perché ogni tanto siete buttati, catapultati all'interno di una realtà che si deve conoscere in fretta. È successo a me nel 2009 a Gerusalemme. Che è successo? Il problema era che il Papa doveva recarsi in Terra Santa, come sapete, nel maggio, e allora sotto a novembre, ottobre, novembre dell'anno precedente vengo contattato dalla segreteria di Stato perché occorreva formare una delegazione che andasse a parlare con gli israeliani, in particolare con Yad Vashem, sulla figura di Pio XII. E voi direte, ovviamente, che cosa c'entra? E c'entra. C'entra perché a Yad Vashem c'era un'immagine di Pio XII, cioè di un predecessore capo di Stato di Benedetto XVI, che era descritta, questa figura, con dei termini molto, molto critici, come una figura controversa, come una figura ambigua, come una figura che è stata in silenzio di fronte alla Shoah, insomma, cose piuttosto gravi. Il problema era che il Papa, Benedetto XVI, da protocollo doveva recarsi a Yad Vashem. Ogni capo di Stato non può non farlo, e dunque si sarebbe trovato in difficoltà a vedere un Papa suo predecessore rappresentato così. Quindi a marzo siamo andati a negoziare gli ambasciatori su questa cosa, e sorpresa delle sorprese, perché il capitolo, c'è un capitolo su questo, sorpresa delle sorprese, ci siamo trovati a parlare tra amici con persone che pure erano molto critiche di Pio XII, su Pio XII, verso Pio XII. Abbiamo portato i documenti, abbiamo autorizzato l'uso di questi documenti, sono stato io proprio a autorizzare gli israeliani a pubblicare questi documenti qualora loro volessero. C'è stato tutto un lavoro di amicizia, di tessitura molto molto bello, se non che ci si è messo di mezzo, da quello che so io, il ministero degli esteri israeliano. Ha chiamato Yad Vashem dicendo: togliete subito quella foto, togliete subito quella didascalia su Pio XII, non vogliamo problemi, sta arrivando il Papa, non vogliamo problemi. E Yad Vashem, il direttore Yad Vashem, rispose al segretario generale, mi sembra, degli affari politici di Tel Aviv, disse: noi siamo una istituzione culturale e noi non obbediamo al potere politico. Quindi la foto resta là, la didascalia resta là, noi abbiamo qui degli amici con cui stiamo serenamente discutendo scientificamente della questione, e noi diciamo: avete fatto bene, perché sta a noi decidere, negoziare, valutare, confrontarci, eccetera, cioè il potere politico deve stare fuori da queste cose. Morale: tutto questo lavoro, il primo luglio, il libro 5 luglio, il primo luglio del 2012 si è trasformato nella modifica della didascalia a Yad Vashem. E tutto questo lavoro adesso è stato pubblicato, perché abbiamo la prima pubblicazione a quattro mani, il Vaticano, Yad Vashem, che si sia mai vista nella storia di Yad Vashem, che è uscita in inglese un mese fa, se non erro. Quindi lo storico ogni tanto si trova di fronte a queste cose, e queste cose io poi le ho raccontate nel mio libro. È stata citata anche la questione della leggenda nera. Pio XII
passivo spettatore di fronte alla Shoah, disinteressato spettatore di fronte alla sorte degli ebrei, e tutte queste cose che nascono come? Nascono da, come è stato ricordato, un dramma teatrale che diventa storia, cioè che diventa, c'è una specie di travaso tra drammaturgia e storiografia. Questo dramma teatrale ha grande successo e viene presa questa verità di questo autore come la verità storica sul Pio XII. Quando si fanno guai di questo genere, poi è difficile recuperare, cioè è difficile poi mettere le cose sui binari giusti. E però pian piano, con la documentazione che è uscita sempre più numerosa, è stato possibile mettere alcune puntualizzazioni. Perché il problema della leggenda nera, e anche qui un problema, sì, forse di una corrente storiografica comunista, ma torno a dire, è anche un problema di meacolpismo acritico interno ai cattolici, molto spesso, che alcuni dei quali sentono il dolore di questo, di questa persecuzione che nel 400, 500 il cattolicesimo lanciò contro gli ebrei, e ancora risentono delle spese antiche, si dice, a mio paese, cioè di cose che ormai non hanno ragione di essere ruminate e attualizzate nel rapporto attuale con gli ebrei. E certamente c'è anche molto di anticattolicesimo, eh? Io questa cosa l'ho riscontrata anche adesso, quando è stato eletto Papa Francesco, dove all'indomani, nemmeno all'indomani, è stata una cosa proprio al nano secondo, elezione di Papa Francesco, prime polemiche sul suo passato, sul suo rapporto con i dittatori in Argentina. E ho pubblicato di recente proprio un articolo in inglese e in italiano in cui ho messo in chiaro non solo le questioni A, B, l'inconsistenza della documentazione su cui si fonda l'accusa, C, il fatto che l'accusa non sapeva, cioè chi accusa Papa Francesco non sapeva che l'allora cardinale Bergoglio si fece interrogare dai giudici che indagavano su questo caso. La testimonianza è stata raccolta, scritta, registrata e filmata anche, è stata sottoscritta da Papa Bergoglio, e attenzione, il cardinale Bergoglio non era tenuto a prestare quella testimonianza, aveva il passaporto diplomatico. Poteva dire: io ho l'immunità diplomatica, non posso essere interrogato nel suo topo, devo già arrivare alla Santa Sede e poi ne parliamo. Invece no, ha accettato di depositare. Insomma, a farla breve, le cose non stanno così. Ma proprio perché probabilmente c'è un anticattolicesimo che lascia, come dire, offusca. Qui non c'entra il laicismo, i laici non c'entra il laicismo cattolico, è proprio l'anticattolicesimo, una certa corrente anticattolica che probabilmente offusca la mente. E mi viene da ridere ogni tanto quando io penso al mio amico David Dellen, rabbino di New York, di cui ho curato l'edizione italiana, che ha il suo libro sul Pio XII, di cui mi diceva: l'anticattolicesimo non è che un'altra forma di antisemitismo, se ci pensi bene. È un po' forte, secondo me. Comunque, io questa cosa la metto nel tuo libro, anche in italiano, però sappi che mi sembra un po' forte. Comunque, è molto efficace come battuta. Luciano D'Alfonso ricordava alcune cose molto, molto, molto interessanti. Ricordava come non solo la Chiesa, ma anche storici come Renzo De Felice sono rimasti vittima di alcune letture. E io raccolgo le sue provocazioni, almeno un paio. Anzitutto lui dice: Camp David per il Vaticano è il modello. Sì, questo è verissimo. Il Vaticano è sempre stato praticamente, sulla questione medio orientale, come si dice in inglese, dice compliant, cioè è stato sempre molto fautore, no, del disegno dell'ONU originario, cioè una terra, due stati. Le risoluzioni dell'ONU erano queste. Se non che Israele ha cercato di prendere, tirare dalla giacchetta il Vaticano e portarlo da un'altra parte, cioè portarlo sulla base, sulla scorta di questo antico odio antigiudaico, no?
dei cattolici, portarlo su una strada diversa. Gerusalemme, non Tel Aviv, capitale di Israele. Vi ricordo che Gerusalemme è considerata città internazionale dal Vaticano. Il Vaticano non considera Gerusalemme la capitale di Israele. Per Israele è Gerusalemme, per il Vaticano non lo è. E questo è un elemento importante, perché il Vaticano considera Gerusalemme il luogo di tre religioni monoteiste, un luogo santo, e dunque una città con uno status particolare. Quindi da qui il sospetto, ma non mio, ma del professor Margiotta Broglio, che è un grande mangiaprete, oltretutto personaggio simpatico, quasi 80 anni, l'ho visto di recente, insegnava a Firenze a Cesare Alfieri. Margiotta Broglio a un certo punto sul Corriere della Sera pubblica un articolo molto interessante su Pio XII e dice: questa storia di Pio XII, è tutto sommato un bluff degli israeliani. Cioè, loro vi stanno dicendo: voi aderite alla nostra tesi sul Medio Oriente, su Gerusalemme, capitale di Israele, e noi sdoganiamo Pio XII. È così. Poi ci sarebbe da risolvere un'altra questione molto interessante. Poi, quando l'ha pubblicata, lo chiamai e dissi: ma professore, ma veramente è sicuro di questa cosa che stanno negoziando? Cioè, sdoganano Pio XII se il Vaticano aderisce alla posizione israeliana su Gerusalemme? Sì, così sicuramente. E questa è una cosa molto 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 interessante. Le altre questioni, per cui questo è vero, cioè trovo che Camp David sia il vero metro di paragone. L'altra questione che veniva sollevata era, per esempio, Wikileaks. Wikileaks è un tema molto importante, è stato giustamente ricordato, perché è un capitolo che io ho scritto con veramente divertendomi. Perché? Perché quando è uscita la bomba Wikileaks Vaticano, i giornali si sono soffermati su due cose. La prima, che in Vaticano non si parla molto inglese, si parlano tutte le lingue del mondo, insomma. La seconda, che il segretario di Stato Bertone non aveva il BlackBerry. Cioè, che polemiche sono! Una grande qualità di polemica che è apparsa in maniera sincrona il giorno stesso su tre testate nazionali. Tutte questa storia qua. Allora ho detto: vabbè, vediamoci questi documenti. E mi sono accorto che invece la Santa Sede, da questi documenti, esce veramente molto pulita. Cioè, esce il Papa Verde, il Papa attento ai diritti umani, il Papa che è un modello per i diritti umani e per tutti gli attivisti dei diritti umani, attenzione anche per quelli laici, che è una cosa che a me ha stupito molto molto molto. E soprattutto questo Papa Verde, in un documento americano, è proprio messo tra virgolette, e lui, Ratzinger, è chiamato il Papa Verde. Quindi cose molto molto interessanti, come le cose interessanti che ho trovato sul rapporto tra Reagan, Gorbaciov, Reagan, Giovanni Paolo II, Gorbaciov, Giovanni Paolo II. Nel libro troverete il verbale quasi integrale praticamente del colloquio tra Gorbaciov, del primo colloquio tra Gorbaciov e Giovanni Paolo II, che è nella versione russa. Non esiste, cioè esiste una versione vaticana, ma lo vedremo fra 80 anni. Vabbè, comunque, nella versione russa questo documento ci dice che il colloquio fu più lungo del previsto, che toccarono dei temi che fino a quel momento Gorbaciov non pensava di toccare, e che i due si amarono alla follia, cioè si riconobbero come due uomini dell'Est, amanti della pace entrambi. E quando Gorbaciov esce dalla porta dello studio di Giovanni Paolo II, chiama la lista Gorbaciova e dice: vieni la lista, ti presento la massima autorità mondiale della pace, la massima autorità morale che ci sia sulla terra in questo momento. Però molto interessante anche questa storia di Giovanni Paolo II visto dall'America. Perché? Per due cose. E qui poi magari mi taccio per lasciare anche spazio, no, al dibattito. Due cose
molto molto carine. La prima, Reagan, no, la prima è un dispaccio della CIA del 16 ottobre 78. 16 ottobre 78 è la data in cui Giovanni Paolo II diventa Papa. Abbiamo qualche problema di fuso orario, quindi a Washington siamo 6 ore prima. Gli analisti della CIA vedono questo Giovanni Paolo II, questa elezione, e dicono, testuale, è riportato nel libro, l'elezione dell'ex cardinale di Cracovia significa per i russi un grande problema. Mai righe furono più profetiche, cioè significa per l'Unione Sovietica e per l'orbita sovietica che iniziano i guai, è l'inizio della fine. Questa è l'interpretazione che dà la CIA. Allora Reagan, quando arriva alla presidenza, approfitta di questa cosa, sapete, c'è Solidarno di mezzo, c'è la questione del sindacato libero in Polonia, c'è Lech Walesa che è sulle barricate insieme agli altri amici operai. E Reagan coglie la palla al balzo e dice, ok, allora questo è il momento per far cadere il regime comunista polacco. Siamo nell'80-81, 80 arriva Reagan, 81 si mette in moto questa macchina per far cadere il regime comunista in Polonia. Reagan che fa? Chiama due congressisti cattolici e dice, andate dal Papa, fatemi ricevere e convincetelo ad aderire alla nostra visione. La nostra visione è che questa è l'occasione, o adesso o mai più, e da lì poi ci sarà l'effetto domino. Cade la Polonia, cadono gli altri paesi comunisti, finisce il patto di Varsavia. Questi vanno, vengono ricevuti da Giovanni Paolo II, e Giovanni Paolo II dice, non è interesse della Santa Sede la caduta del regime comunista polacco, è interesse della Santa Sede che i governanti polacchi, anche se comunisti, rispettino i diritti umani, il diritto d'associazione, il diritto a un sindacato libero e così via. E la cosa anche molto, molto singolare è che da parte del regime comunista polacco Giovanni Paolo II viene molto ascoltato. Perché? Perché i polacchi sono prima polacchi, voglio dire nazionalisti perché mi sembra eccessivo, prima polacchi e poi comunisti, prima polacchi e poi cattolici. E l'interesse comune qual era? Evitare che i carri armati sovietici entrassero nel paese. Su questo c'è un'alleanza tra il regime comunista polacco e la Santa Sede di Giovanni Paolo II in questo preciso momento, all'indomani della legge marziale del dicembre, 13 dicembre 81. Quando Giovanni Paolo II riceve l'Ecce Valenza in Vaticano, non è che riceve solo l'Ecce Valenza, riceve la delegazione proveniente dalla Polonia, che certo ha l'Ecce Valenza, ma anche esponenti del Partito Comunista Polacco, esponenti del Ministero degli Esteri polacco, comunista ovviamente. E lì lui li riceve come un tutt'uno, come dei polacchi interessati al dialogo e a una soluzione dei problemi comuni del paese. Quindi io vi ringrazio per questo escurso, se non voglio rubare altro tempo, dico soltanto che forse una cosa adesso manca al libro, forse manca proprio la cosa di cui parlavo prima, cioè questo excursus su Papa Bergoglio e la dittatura argentina, perché mi sono reso conto delle grandi sciocchezze che sono state dette alla luce dei documenti, perché la documentazione che ho usato è di prima mano, cioè l'archivio dei documenti del Nunzio Apostolico a Buenos Aires ci dicono una cosa, che un giorno sì e l'altro pure la Santa Sede, il Nunzio Apostolico, i cardinali, Bergoglio, che all'epoca prima era provinciale d'Argentina dei Gesuiti, quindi capo dei Gesuiti argentini, diciamo così, un giorno sì e l'altro pure chiedevano informazioni al Ministero degli Esteri sui desaparecidos, e io ho gli originali in cui il Ministero degli Interni risponde, carta intestata, Ministero dell'Interior, risponde con
tutte le liste delle persone che risultano o scomparse o detenute e che cosa, chi sono, che cosa si sta facendo, chi sta intervenendo per quelle persone. Dicono: attenzione, per questa persona già intervenuta la segreteria di Stato, per quest'altra si sta interessando il cardinale tale tale, per quest'altra si sta interessando il nunzio apostolico. E insomma, allora le prove sono che l'interesse in quel momento della Chiesa, che era anche come dire minacciata nella sua libertà anche dal regime argentino, mirava naturalmente a venire incontro ai bisogni, alle urgenze del momento da parte della popolazione che in quel momento lavorava e si trovava, viveva negli slums, nei ghetti di Buenos Aires e in tante altre città. Quindi forse se manca se manca veramente un capitolo, probabilmente aggiungerei come riflessione quest'ultimo capitolo. Grazie. Un saluto di persone da parte del sindaco di Lanciano, Mario Pini. Grazie, buonasera, veramente complimenti a Francesco per la sua associazione Lanciano Europa, per questa presentazione di un libro di grandissimo livello, come lo sono i relatori questa sera al tavolo qui in questa sede. È un incontro che ci ha aperto dei panorami interessanti, anche intriganti, dal titolo, il professor Napolitano, la ringrazio, e ho goduto delle relazioni che ho potuto ascoltare, perché questo libro attraversa la storia del Novecento e di questo secolo, lo accenna, e anzi io mi prenoto, perché il professor Napolitano già ha lanciato i primi segni per un nuovo libro, la continuazione diventa un serial, anche questo, perché sicuramente quello che c'è da dire è tantissimo. Oggi ne abbiamo avuto degli spunti su cui potremmo sentire dagli illustri relatori veramente conferme, documenti, esperienze personali che fanno di questo incontro veramente una giornata importantissima. Saluto Don Antonio De Lorenzo, ormai ci vediamo più di una volta al giorno. Luciano D'Alfonso ha detto che Lanciano è una città ricca, dove si apre un'associazione, dove si presentano libri, è un indicatore importante di civiltà, e questa città è seconda a poche, perché da stamattina sto facendo il giro dei quartieri, quindi sono riuscito appena a tornare a casa, ma mi fa molto piacere, perché significa che questa città è viva, chi l'ha costruita, chi l'ha vissuta, chi la vive, ha testimonianze forti e importanti di una città che ha nella storia un passato veramente straordinario. E come diceva il professor Napolitano, lo storico è quello che ripropone il passato, che lo rinnova, che lo chiarisce, che lo arricchisce. Questa città in questa manifestazione ricorda quello che è stato. Quindi io vi ringrazio, perché penso che attraverso la cultura una comunità possa veramente crescere. Dove c'è cultura non ci sono guerre, dove c'è cultura c'è una civiltà capace di progettare per i nostri figli, che dovranno avere sicuramente una guida, una traccia su cui sviluppare il loro futuro. Grazie veramente per la vostra presentazione per questa iniziativa. Grazie Sindaco, ringraziamo. Se non ci sono domande, ci sono domande? Evidentemente siete stati esaustivi, quindi possiamo chiudere. Ringraziamo il professor Matteo Guigi Napolitano, il monsignor Antonio Di Lorenzo e il dottor Luciano D'Alfonso. Grazie a tutti voi per essere stati con noi.